Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Eccoci online con la terza edizione dei seminari di CLIP, conversazioni di lavoro e impiego pubblico. Ripartiamo con grande slancio e dopo le annualità 2021-22 dedicate al reclutamento, 22-23 dedicate alla professionalità, ci ritroviamo quest'anno, anno accademico 23-24, per l'evento, i nostri eventi seminariali dedicati al trattamento economico nella pubblica amministrazione. Facciamo questo lungo percorso da oggi ottobre fino a giugno con i seminari online e l'ultimo evento blended in presenza e da remoto dall'Università di Udine, affrontando i temi del trattamento fondamentale ed accessorio, della dirigenza e dei non dirigenti, del lavoratori privatizzati e non. Compiamo questo percorso aprendoci ancora di più, se possibile, rispetto agli altri anni, a saperi diversi e a competenze diverse. Affrontiamo sempre i temi nell'ottica interdisciplinare con colleghi accademici di altre discipline rispetto al diritto del lavoro che fa da filo conduttore. Affrontiamo quest'anno le tematiche del trattamento economico, accogliendo tra noi le magistrature di merito, di legittimità, la procura contabile e le più alte amministrazioni coinvolte in questo tema, tra cui certamente non possiamo dimenticare l'apporto di ARAN e della funzione pubblica. Questo percorso è e rimane un cammino solidamente accademico, quest'anno anche con il patrocinio dell'AIDLAS, Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e Sicurezza Sociale, che ringraziamo. In questo percorso abbiamo un comitato scientifico di 10 Atenei che coinvolge quest'anno anche l'Università di Parma, che accogliamo con grande piacere, e un ringraziamento personale e da parte del co-direttore, professor Boscati, e mio, a tutti i colleghi e le colleghe coinvolti in questo cammino. Bene, di che cosa andiamo a parlare in questo clip? Di trattamento economico, con le nostre consuete peculiarità. La prima, siamo online in diretta, ma anche in differita, essendo poi posizionati con grande piacere nel percorso Play UniUd dell'Ateneo Udinese su YouTube. E la nostra seconda caratteristica, siamo aperti alla fruizione da parte di studenti, funzionari pubblici, di chiunque sia interessato. Inoltre, siamo anche un corso di formazione che ha l'ambizione di rappresentare una tappa importante per il cammino di aggiornamento, di approfondimento o anche di primo approccio per chi sia interessato a questi temi affascinanti. E allora, con grande piacere, sono lieta di passare la parola al professore Boscati, che da Milano inaugura questa prima lezione, primo evento di CLIP 23-24. Ringrazio la collega Zilli per questa presentazione di questo nuovo clip 23-24 che segue i due clip precedenti dedicati rispettivamente al, come ricordato, al reclutamento e al tema della professionalità. Diciamo che rappresenta il logico sviluppo delle due tematiche precedenti che, se già di per sé presentavano molteplici profili di complessità e di intreccio tra vari ambiti, sicuramente questo letteralmente economico ha ancor di più queste caratteristiche, perché c'è un dato giuridico certamente, ma c'è anche un dato economico, c'è uno spiegare come inizialmente il tema del trattamento economico si inserisca a pieno titolo in quello che è un processo volto al controllo del costo del lavoro pubblico. Ed è per questa ragione che ho il piacere, qua che abbiamo il piacere e anche l'onore, di avere Sergio Gasparrini. Sergio Gasparrini, attualmente
magistrato della Corte dei Conti, presidente di sezione, ma sede di controllo, ma per molti anni presidente dell'ARAN. E quel presidente dell'ARAN che ha dovuto gestire quella fase non banale del riavvio delle trattative dopo il blocco del 2010. E quindi si è trovato, insomma, a gestire un percorso non irrilevante, anche in presenza di un quadro normativo che sicuramente, a seguito di alcuni eventi di fine 2016, non rendevano perfettamente agevole o agibile riprendere la negoziazione, anche e soprattutto sui profili economici, ma che in tutta la sua lunghissima carriera, non perché sia vecchio, perché è giovanissimo, perché ha tanta esperienza, ha trattato fino all'inizio tutte quelle che sono le tematiche, le problematiche in materia di lavoro pubblico e in particolare conosce perfettamente le questioni in materia di trattamento economico. E per questo a lui abbiamo chiesto di introdurre il tema spiegando un po' le ragioni anche con dati di carattere economico. Poi ovviamente è già emerso da quello che ho detto, il tema trattamento economico è un tema che sul piano giuridico intreccia vari piani, collettivi e individuali, cioè il tema delle relazioni sindacali, il tema che rappresenta uno dei punti di maggior caduta sul piano dei rapporti tra parte datoriale, parte pubblica e parte sindacale, soggetto diversamente dal privato a vincoli stringenti, ma dove ci si confronta sempre in maniera talvolta anche dura in relazione a quello che è la disciplina degli istituti, la distribuzione delle risorse, ma in cui lo vedremo in questi nostri 10 seminari, il dato economico si intreccia con il dato organizzativo, con gli incarichi, con il dato delle scelte gestionali, insomma, sotto molteplici piani. E quindi, sotto questo profilo, sul tema delle fonti, c'è sicuramente un intreccio, legge, contrattazione collettiva nazionale, contrattazione collettiva individuale, qui si unisce che cosa? Si unisce quello che è il tema e la questione riferita all'esercizio dei poteri dirigenziali, dove tema trattamento economico si lega al tema delle decisioni di carattere organizzativo. Trattamento economico che, come tutti sappiamo, si compone di due parti, trattamento economico fondamentale e trattamento economico accessorio. Due tematiche che richiedono già in questo nostro incontro un inquadramento di carattere generale, che poi sarà ripreso nei singoli incontri. E per questo motivo ho chiesto ai colleghi Rosario Santucci dell'Università del Sannio e Gaetano Zilio Grandi dell'Università Ca' Foscari di Venezia di trattare questi due profili. A Rosario il tema del trattamento fondamentale, a Gaetano il tema del trattamento accessorio, individuando quelle che sono le caratteristiche, diciamo così, fondamentali. Noi tutti così di primo acchito pensiamo, ma lo dico scherzosamente con Rosario, ma il fondamentale è più facile, il problema è sull'accessorio, è tutt'altro che così, perché già dal fondamentale al fondamentale si innestano quelli che sono problemi non banali e non rilevanti. Dopodiché, c'è questo intreccio che giuridicamente non dovrebbe essere tale, ma sostanzialmente diventa tale tra fondamentale ed accessorio con riferimento ad alcuni istituti, quelle che erano le vecchie PEO sui nuovi differenziali stipendiali, che nascono, come dico, qualche cosa più descrittivo che giuridicamente corretto forse, ma che nascono come elemento di trattamento accessorio, ma fondamentalmente poi diventano un trattamento fondamentale perché fanno parte di quello che è il trattamento riconosciuto da riconoscere al dipendente. E in relazione a questi due profili, vedremo nel corso di questi nostri incontri anche come si sia passati da quella che è una sorta di riserva assoluta a favore della contrattazione collettiva all'apertura di spazi in libertà vigilata per l'azione unilaterale delle amministrazioni. E perché il legislatore nel corso del tempo ha preso atto di alcune difficoltà e come proprio sul trattamento economico e sulla distribuzione del trattamento economico accessorio, in questo caso mi riferisco principalmente,
si giocasse la stessa tenuta del sistema di relazioni sindacali, perché è un terreno ovviamente molto, molto caldo ed è un terreno che porta a intervenire anche su altri profili. E giustamente è stato richiamato il ruolo della magistratura contabile, Sergio Gasparrini è magistrato contabile, ma avremo anche altri magistrati contabili, perché il tema del trattamento economico assume rilievo anche sul piano contenzioso, dove molte volte processivo, qualche volta, diciamo, le logiche che guidano le soluzioni giurisprudenziali non sono sempre le medesime, perché davanti al giudice del lavoro magari prevalgono certe logiche che non sono esattamente quelle che prevalgono dinanzi alla Corte dei Conti, a prescindere da quelli che possono essere comportamenti delittuosi di altro tipo, dove il comportamento integra reato, ma non è quello che ci interessa. Noi ci interessa gestionare del come le risorse possono e vengono distribuite. Ed in questa prospettiva, perché è stato investito anche l'ARAN, di cui Sergio Gasparrini è espressione, sottoespressione, ma di cui attualmente espressione sarà il presidente Naddeo, per capire come a livello nazionale si pongano le questioni e quali siano i profili di maggiore tensione, di maggiore caduta. E da ultimo, ma non da ultimo, uno spazio l'abbiamo dedicato anche al lavoro non contrattualizzato, cioè quello che è rimasto pubblico pubblico. Perché? Perché ha sicuramente delle proprie specificità per quanto riguarda il trattamento economico. Peraltro, noi tutti oggi qua che parliamo siamo in questa categoria, nel senso che siamo nei non contrattualizzati, quindi con dinamiche che riguardano trattamenti economici che hanno loro profili di specialità. Quindi, diciamo, questi 10 incontri che si concluderanno con l'ultimo a Udine in presenza, in cui tireremo un po' le fila di tutto quello che è emerso durante questi 10 incontri che faremo online, insomma, ha proprio l'obiettivo di analizzare quelle che sono le varie problematiche che il trattamento economico pone. È una prospettiva giuridica, certamente, ma non solo ed esclusivamente giuridica. Detto questo, io ringrazio gli interventori di oggi, il consigliere Sergio Gasparrini, il professore Rosario Santucci, il professore Gaetano Zilio Grandi, oltre a ringraziare la collega Zilli, che ha questo compito fondamentale di mettere in piedi la macchina, perché insomma è lei in larga parte l'anima di queste clip, e ringrazio anche il dottore De Falco per il supporto logistico, fa parte delle truppe, quelle non so come si chiamano, quelle di approvvigionamento, che insomma che in maniera mirabile risolve tutti i problemi, come quello del live che all'inizio, oggi, prima giornata, ha pensato bene di darci qualche problema. Detto questo, io cedo immediatamente, ringraziandolo, la parola al consigliere Sergio Gasparrini, di cui apprezzeremo a brevissimo la grande competenza, la grande chiarezza di spiegarci un tema che, insomma, si apparirà, ne sono certo, molto semplice alla fine, ma perché lui lo sa rendere semplice, perché in realtà è una questione estremamente complessa, comunque non di così diretta intelligibilità. Bene, grazie Sergio, grazie davvero, e ti passo la parola. Bene, grazie. Sono ovviamente io che ringrazio te, ringrazio l'organizzazione per questo invito, molto gradito, perché mi dà l'opportunità di muovermi un po' nel mio campo, insomma, cosa che non capita spessissimo, diciamo, ogni tanto si viene invitati a, come dire, a discutere di tematiche che ovviamente in qualche misura ci interessano, ma che raramente poi c'entrano proprio appieno ciò che invece si è fatto per tantissimi anni durante la vita lavorativa, ed è quello che mi accade oggi, nel senso che effettivamente, come ricordava il professor Boscati, fui incaricato sin da giovinetto di seguire le trattative dei contratti collettivi nazionali di lavoro che si svolgevano in ARAN, con una particolare attenzione per tutti quei profili che attengono proprio alla spesa e quindi
i criteri attraverso i quali si andavano via via definendo i salari, le retribuzioni da attribuire ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Io, con il tempo che mi è stato concesso, ho intenzione, sperando di riuscire nel mio intento, di provare a rispolverare quali furono le ragioni che indussero il legislatore nel 1993 a fare una scelta molto radicale, cambiando, diciamo, l'assetto regolatore delle fonti a favore dell'autonomia collettiva, rinunciando a quello che era accaduto fino a quel momento, ovvero sia la possibilità da parte del legislatore stesso di essere egli stesso l'artefice, il dominus della materia della regolazione del rapporto di lavoro e di conseguenza anche dei trattamenti economici da corrispondere ai lavoratori della pubblica amministrazione. Fu un passaggio molto importante. Potremmo dire una vera riforma, visto che molto spesso sentiamo parlare di riforma di qua, riforma di là, quando poi magari ci accorgiamo che piuttosto che di riforme si tratta di piccoli cambiamenti di rotta o piccoli aggiustamenti. Ecco, invece nel caso di cui stiamo per parlare, cioè quello della privatizzazione del rapporto di lavoro, effettivamente ci troviamo di fronte a una vera e propria riforma, un vero e proprio cambio di rotta. Ma le ragioni che hanno indotto appunto ad arrivare a questa decisione sono rinvenibili, diciamo, da più parti. Allora, possiamo senz'altro riferirci alle questioni di contesto economico, perché come probabilmente forse è già proiettato, vi chiedo conferma sul come immagine, siamo in grado di osservare che cosa? Delle dinamiche di inflazione, dinamiche retributive del settore dell'industria e della pubblica amministrazione che presentavano un andamento abbastanza preoccupante. Preoccupante perché nell'arco di poco più di 10 anni, come vedete, tra il 79 e il 91, si era registrata una perdita del potere d'acquisto addirittura oltre il 300%, a fronte della quale, tuttavia, l'andamento delle retribuzioni del settore industriale, ma anche della pubblica amministrazione, era addirittura sopravanzava anche di molto l'andamento dell'inflazione stessa, con una serie di conseguenze che è abbastanza intuitivo ipotizzare, cioè i conti pubblici soffrivano del fatto di dover pagare retribuzioni distanti anche dall'inflazione stessa. Ma soprattutto l'impresa era in grave difficoltà perché si trovava a dover corrispondere salari che insomma erano poi essi stessi causa di inflazione sul sistema produttivo e quindi si era innescata quella famosa spirale salari-prezzi che andava in qualche modo combattuta e fu effettivamente affrontata e devo dire ora possiamo dire a distanza di anni brillantemente risolta attraverso un accordo importantissimo del 23 luglio del 93, a cui presero parte diversi attori del nostro paese, il governo certamente come fulcro della decisione, ma soprattutto le associazioni di categoria e le grandi organizzazioni sindacali, che appunto rinunciarono a quello che fino a quel momento era stato il cosiddetto aggancio delle retribuzioni all'andamento dell'inflazione, noto come meccanismo di scala mobile. Perché? Perché ci si era effettivamente resi conto che quell'aggancio era causa esso stesso di inflazione, perché metteva in una condizione l'imprenditore di scaricare la propria preoccupazione, la tensione di questa crescita della spesa, del fattore produttivo, immediatamente sul prodotto che stava per immettere nel circuito. Ecco, quindi che questa interdipendenza tra questi fenomeni, cioè timore di inflazione, diciamo, si ripercuoteva immediatamente sul prezzo del prodotto che evidentemente faceva registrare quindi un'inflazione crescente nel tempo. Per interrompere questo meccanismo si decise di ancorare la crescita delle retribuzioni non più all'inflazione effettiva, ma all'inflazione, al tasso di inflazione programmato. Con una però clausola che è importante ricordare perché
Su questa clausola si sta anche piuttosto dibattendo in questi giorni, perché il tema ovviamente dell'inflazione è tornato di attualità e forse vale la pena fare una veloce riflessione su questo punto. La clausola a cui faccio riferimento riguardava il fatto che, dovendosi ancorare la crescita delle retribuzioni a un tasso programmato, ovvero a un valore che sperabilmente avrebbe fatto sì che l'inflazione scendesse, ricordiamo che in quel periodo il tasso di inflazione era molto elevato, quindi c'era un'inflazione a due cifre, ragione per cui il governo che andava a programmare un'inflazione, diciamo, auspicata per il periodo successivo, cifrava, comunque quantificava questo indice a valori estremamente più bassi dell'inflazione effettiva. Con quale rischio? Con il rischio che questo si sarebbe, come dire, riversato, che l'effetto negativo di questa scelta si riversasse solo ed esclusivamente sulla busta paga del lavoratore, che avrebbe perso implicitamente la propria capacità di spesa. Ma soccorreva questa clausola, la clausola che diceva che al termine di un certo arco temporale, che all'epoca fu fissato in 2 anni, ci sarebbe stata una verifica. Una verifica se in quel periodo ci fosse stata un'inflazione effettiva più elevata di quella programmata, questo differenziale registrato sarebbe stato restituito sulle buste paga dei lavoratori a decorrere dal primo giorno del biennio successivo, contrattuale successivo a quello in cui era avvenuta questa misurazione del differenziale. Ovviamente con quale finalità? Con quella di, come dire, ottenere due risultati. Il primo risultato di far sì che non fossero i salari a causare inflazione, ma al tempo stesso che i salari non perdessero potere d'acquisto. No? Quindi non sarebbe durante questo biennio, no, nel quale ipotizziamo, no, l'inflazione effettiva fosse stata del 15% a fronte di un'inflazione programmata e quindi di una crescita salariale di 10 punti, avremmo avuto la certezza, e così è accaduto, che quei 10 punti percentuali di perdita del potere d'acquisto non sarebbero stati causati dall'aumento dei salari, ragione per la quale era logico e giusto e auspicabile che quel differenziale fosse restituito per intero sulle buste paga dei lavoratori. Ma questo meccanismo ovviamente appartiene un po' alla storia, io mi ci sto soffermando perché sta tornando un po' d'attualità, come vi stavo anticipando, aveva ovviamente una sua funzionalità in un periodo nel quale l'inflazione effettiva galoppava davvero, cioè c'era da sconfiggere quel nemico, perché era indispensabile che tutte le parti concorressero a realizzare una politica di moderazione, di vera moderazione salariale. Questa fu una ragione che appunto che spinse il legislatore a dire: qui bisogna innanzitutto cambiare le regole per la definizione dei salari di tutto il mondo del lavoro, sia pubblico sia privato. Ma poi, una volta presa questa direzione di marcia, ci si è chiesti: ma per la pubblica amministrazione questo che cosa può comportare? Quindi era indispensabile che ci fossero le condizioni per poter applicare questo accordo interconfederale non solo al mondo del lavoro privato ma anche alle pubbliche amministrazioni, ragione per la quale si è ritenuto che fossero oramai maturi i tempi per attivare delle sessioni negoziali, quindi un meccanismo di regolazione di contrattazione collettiva nazionale anche nelle pubbliche amministrazioni, che fosse sostanzialmente sovrapponibile, quindi che ricalcasse in larghissima parte quei meccanismi che sarebbero stati utilizzati di lì in avanti per tutto il mondo del lavoro. Questa fu una ragione di natura, come dire, proprio di logica di sistema. Si passava, cioè, era necessario attivare una nuova sessione di politica dei redditi per il paese, non ci sarebbe stata nessuna logica o nessuna ragione specifica che avrebbe giustificato un atteggiamento, una soluzione che fosse differente per le retribuzioni dei pubblici dipendenti rispetto a quello che di lì a poco sarebbe avvenuto nel mondo del lavoro privato. Però questa non fu l'unica vera ragione, perché ce ne furono anche delle altre. Ci furono delle spinte esterne che derivavano un po' dal processo di globalizzazione dei mercati, che avevano spinto un po' tutti a ricercare in tecniche
più prossima al cosiddetto New Public Management, quegli strumenti di maggiore efficientamento dell'utilizzo della risorsa umana anche nelle pubbliche amministrazioni. Il problema dell'efficienza della macchina pubblica è un problema risalente nel tempo, ancora oggi noi ci combattiamo, ma evidentemente a un certo momento si è pensato che probabilmente lo strumento della contrattualizzazione barra privatizzazione del rapporto di lavoro avrebbe potuto comunque dare una spinta per la soluzione di questa difficilissima tematica. Inoltre, come ho appena accennato, quella fu la vera stagione delle riforme. Non c'era in animo di riformare solo ed esclusivamente le regole per definire appunto i salari o comunque le regole più in generale del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ma si ponevano esigenze altrettanto rilevanti su fronti che riguardavano le pensioni, il sistema pensionistico, dare un assetto differente del sistema sanitario nazionale, anche in ragione di quello che poi già dal 1970 e poi era diventata la spinta a favore di una regionalizzazione della materia della sanità, e quindi era opportuno che ci fossero delle leggi a livello nazionale che tenessero in conto della necessità di distribuire queste funzioni sul territorio a diversi livelli di governo. E poi ci fu anche una tematica piuttosto rilevante, che era quella della modifica della finanza locale. Ecco, questi sono dei quattro cardini che avevano costituito l'ossatura della legge delega del 1992, la legge 421, che interveniva, come sappiamo, proprio a ridosso di quell'enorme crisi finanziaria che aveva vissuto il nostro paese, quando nel 1992 improvvisamente si arrivò addirittura a dover mettere le mani nei conti correnti di tutti noi italiani per prelevare un prelievo forzoso e risolvere una problematica di crisi finanziaria estremamente complicata. Ecco, queste furono delle ragioni che hanno, diciamo, tutte in modo, se vogliamo dire, diverso e forse con un'incisività differente, hanno contribuito a far sì che il sistema negoziale che conosciamo oggi, appunto, fosse sostanzialmente assimilabile tra mondo del lavoro privato e mondo del lavoro pubblico. Ma per applicarlo nelle pubbliche amministrazioni era anche necessario qualche ulteriore aggiustamento del nostro sistema. Perché? Perché se fino a qualche giorno prima della riforma del 93 i salari delle pubbliche amministrazioni avevano visto sovravanzare l'inflazione e addirittura sovravanzare i livelli delle retribuzioni del mondo del lavoro privato, è verosimile che ci fosse dietro una ragione che andava indagata, e la ragione che si indagò e che, insomma, venne messa un po' in luce fu il fatto che la politica, tra virgolette, sentiva spesso il desiderio, il bisogno di acquisire forme di consenso, grosso modo in prossimità dei cicli elettorali, talvolta anche facendo ricorso a, come dire, a incrementi retributivi a favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, un po' su pressione delle organizzazioni sindacali che comunque operavano, diciamo, ruotavano intorno ai palazzi del potere, ancorché non avessero ancora riconosciuto una funzione di parte negoziale così come ce l'hanno oggi. Ma insomma, come dire, la politica era piuttosto permeabile alle pressioni di parte sindacale e anche, come dire, alle esigenze di acquisire consenso elettorale. Questo evidentemente era fu diciamo una di quelle situazioni che suggerì l'istituzione di un organismo tecnico terzo a cui affidare il compito della contrattazione collettiva nazionale, che potesse in qualche modo arginare questo fenomeno di pressione sulla parte datoriale pubblica, che rischiava appunto di essere, come dire, avere un atteggiamento troppo concessivo, atteso il fatto che utilizzava risorse pubbliche, quindi a danno, se vogliamo, della spesa collettiva, della spesa complessiva, e quindi più o meno direttamente, anzi piuttosto direttamente, anche a danno della collettività. Ora,
Quello che penso possa essere utile osservare è qualcosa che è mutato da quando è entrata in vigore, o anche un pochino dopo, insomma, se vogliamo dal 2000 in avanti, con l'adozione dell'accordo interconfederale del 23 luglio del 93 nelle pubbliche amministrazioni. Ecco, questa immagine ci mostra che cosa? Che in effetti quel fenomeno, quel fortissimo andamento dell'inflazione e quella divaricazione tra curve che rappresentavano la dinamica dei salari privati e dei salari pubblici, si è molto ricomposta, perché l'inflazione si è ridotta in modo sostanziale, vedete tutta quell'area di colore arancione, e le retribuzioni si sono abbastanza allineate all'inflazione, ovviamente in modo differente tra settori, la manifattura ancora oggi registra dei tassi di incremento superiori all'inflazione effettiva, le amministrazioni pubbliche e i servizi vendibili invece sono molto più prossimi e molto più allineati all'andamento dell'inflazione. Questo, diciamo, in qualche modo dimostra che la moderazione salariale che si cercava di perseguire attraverso l'accordo del 23 luglio ha funzionato. Ha funzionato perché ha sganciato quel rapporto tra inflazione effettiva e salari, ed è riuscita in qualche misura, come dire, a restituire un po' di tranquillità al sistema produttivo. Perché? Perché l'imprenditore conosceva da prima quale sarebbe stato il costo che avrebbe sopportato in termini di incremento del fattore produttivo lavoro, e ha potuto quindi fare, come dire, una programmazione di prezzi che non avrebbe quindi di lì in avanti influenzato l'andamento della perdita del potere d'acquisto e quindi l'andamento dell'inflazione. Questo è un argomento che sta tornando di attualità perché, come sapete, adesso siamo in presenza di un'inflazione effettiva molto elevata e ci si interroga se e in che misura i salari oggi, diciamo, siano ancora capaci di sopportare questa perdita del potere d'acquisto. E da molte parti viene invocata l'esigenza di rimettere un po' in discussione l'accordo, cioè in realtà oggi non applichiamo più l'accordo del 23 luglio, applichiamo l'accordo del 2009, ma che, diciamo, ricalca in grandi linee quello del 23 luglio, perché fa riferimento non più a un tasso di inflazione programmata, ma a un IPCA, un indice armonizzato dei prezzi a livello europeo, ma comunque è un tasso che, diciamo, più prossimo, se vogliamo, all'inflazione effettiva, ma sempre previsivo, si cerca di prevedere un andamento di questa inflazione perché possa essere comunque mantenuta su livelli accettabili. Quindi ancora oggi ci si chiede, ma questo indicatore ci dobbiamo ancora oggi ancorare per fissare l'andamento delle retribuzioni, oppure c'è il rischio potenziale che possa di nuovo accadere quello che accadeva prima del 92, prima del 93, ovvero sia che facendo crescere i salari, diciamo, ci potrebbe essere il rischio di un ulteriore incremento, un'ulteriore infiammata dei prezzi? Questa è una domanda a cui non è semplice rispondere. Perché? Perché sappiamo che oggi l'andamento dell'inflazione è sostanzialmente caratterizzato dalla bolletta energetica, per cui noi abbiamo, diciamo, l'effetto principale è riferibile al prezzo del gas, al prezzo del petrolio, al prezzo della bolletta energetica in senso generale, che ricade ovviamente sulle persone, ma l'indice IPCA non ne dovrebbe tener conto, perché l'indice IPCA armonizzato si valuta e si misura al netto dell'aumento che deriva da questa parte di inflazione importata, che sono i prodotti energetici che andiamo ad acquistare. E quindi è un tema piuttosto delicato. Io, la mia personale opinione, la mia sensazione è che questo argomento andrebbe affrontato in modo un pochino più pragmatico, ovvero sia a dare concretezza al fatto che i salari hanno perso effettivamente potere d'acquisto, lo hanno perso già negli anni passati, quindi oggi siamo già in una situazione nella quale il salario della persona si è abbassato, e si risolvono tematiche di questo tipo, se non si vuole poi aprire un problema salariale nel nostro paese,
dando, corrispondendo emolumenti di tipo una tantum. Che significa? Significa che i prossimi contratti collettivi nazionali si dovranno far carico verosimilmente di restituire questo differenziale, senza che il valore di questo differenziale, di questa restituzione, permanga stabilmente nella busta paga. Cioè dovrebbero essere identificate delle poste, degli importi che complessivamente vanno un po' a ristorare questo delta tra inflazione effettiva e salari, ma senza che questi permangano stabilmente in busta paga, auspicando e attendendo che quell'inflazione possa via via gradualmente ritornare ai livelli pre-crisi e che quindi poi insomma si possa riaprire una stagione contrattuale che è caratterizzata da un andamento fisiologico dell'inflazione e non, diciamo così, tra virgolette, patologico perché derivante da una situazione, diciamo, di carattere straordinario. Io ho ancora qualche minuto, se Alessandro mi fa un cenno con la testa, per adesso collegare questo argomento un pochino, diciamo, un po' di sistema di carattere generale a qual è lo strumento invece che viene messo nelle mani del governo per attuare queste politiche di moderazione salariale e che è appunto l'identificazione delle risorse che sono dedicate al contratto collettivo nazionale attraverso la legge di bilancio. Ovvero sia, una volta stabiliti un pochino questi paletti, cioè ipotizziamo di avere identificato le regole del gioco e quindi aver accettato di comune accordo con le grandi confederazioni, con le grandi organizzazioni sindacali, quale debba essere la traiettoria delle dinamiche salariali in un certo arco temporale, che adesso è triennale perché appunto il nuovo accordo del 2009 ha riportato a 3 anni la durata, la vigenza di un contratto collettivo nazionale. Ecco, immaginando che ci possa essere una condivisione appunto, di una crescita potenziale delle retribuzioni ancorata o meno all'IPCA, questo è un dibattito che lasciamo sullo sfondo, ma comunque definita in modo chiaro in termini percentuali, bisogna capire poi come questo venga tradotto in concreto attraverso gli strumenti che l'ordinamento ci mette a disposizione. Ecco, per le pubbliche amministrazioni lo strumento che noi possiamo chiamare ad operare è l'identificazione delle risorse che complessivamente potranno garantire la copertura di un costo contrattuale complessivo di tutte le pubbliche amministrazioni. Questo strumento è previsto dal decreto legislativo 165 e appunto fa rinvio ad un articolo della legge di bilancio dove dovranno essere scritte le somme necessarie per la copertura dei costi contrattuali. L'articolo 48 dice, l'articolo 48 del 165 del 2001 ci dice appunto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze quantifica l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale e la pone a carico del bilancio dello Stato, definendolo con una norma da inserire, si diceva nella legge finanziaria, oggi si chiama legge di bilancio, e definisce allo stesso modo anche quella parte di costi e di oneri, quindi ancora meglio, che deriveranno dall'attivazione di sessioni di contrattazione collettiva e integrativa, cioè di posto di lavoro. Questo sistema è un sistema che garantisce a tutto tondo il fatto che i contratti collettivi nazionali e anche i contratti collettivi integrativi non potranno in nessun modo poter eccedere da un punto di vista quantitativo della spesa quello che il governo proporrà al Parlamento, potrà attraverso un disegno di legge di bilancio, come strumento di copertura dei costi dei contratti collettivi nazionali. Okay? Con una però precisazione che è doveroso fare, che questa quantificazione in realtà si riferisce alla metà del mondo dei dipendenti pubblici. E non a tutti. Perché la metà? Perché la legge di bilancio si preoccuperà di stanziare le risorse per i soli contratti collettivi che fanno riferimento alle sole amministrazioni statali in senso stretto, cioè per solo quelle amministrazioni il cui bilancio
ricade nel bilancio dello Stato. Sappiamo che quindi avrebbe, questo quale conseguenza determina? Che questi oneri serviranno, queste risorse, perdonatemi, serviranno a coprire gli oneri dei contratti collettivi solo di quelle amministrazioni che hanno il proprio bilancio che ricade su quello dello Stato centrale. Tipicamente ministeri, scuola e alcune piccole agenzie fiscali e alcune piccole amministrazioni che non hanno molto significato sotto il profilo quantitativo. Ecco, questi tre grandi settori occupano grosso modo la metà dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. C'è un'altra metà che fa riferimento al mondo regionale, a tutto il mondo dei comuni, delle comunità montane, della ricerca, degli enti pubblici, che invece, avendo dei bilanci autonomi, quindi un sistema di finanziamento differente da quello che insiste sul bilancio dello Stato, cosa dovranno fare? Dovranno accantonare sui propri bilanci tante risorse quante quelle che, in proporzione ovviamente, per quanto sono quelle che lo Stato ha deciso di stanziare per i dipendenti delle proprie amministrazioni sulla base di questi, diciamo, di un accordo politico, di un accordo concertativo, che appunto attraverso il quale si definisce lo scenario di crescita delle retribuzioni. Quindi abbiamo due meccanismi di finanziamento distinti, uno a livello centrale e uno per tutte le amministrazioni che invece non insistono nel perimetro del bilancio dello Stato. Ora, ma questa, io ovviamente mi fermo perché sono andato probabilmente anche oltre il tempo che mi era stato concesso, nonostante vedo un cenno differente da parte di Alessandro Boscati, però ecco, ho pensato, adesso riepilogo un attimo alcuni concetti, ho pensato che fosse utile partire un po' da lontano per spiegare quali furono le ragioni della privatizzazione, per spiegare anche che quando si definiscono queste risorse a livello nazionale e si arriva al punto che ho appena detto, cioè di stanziarle nella legge di bilancio, a monte o dietro c'è tutto un percorso che è il frutto dello sviluppo di di tutta una politica di redditi che era stata pensata, finalizzata e anche realizzata, come abbiamo visto, per attuare delle politiche di moderazione salariale attraverso le quali siamo riusciti a rimettere i conti in ordine negli anni successivi al 94-95 e quindi siamo riusciti anche a partecipare in modo abbastanza sufficientemente rigoroso alla formazione del sistema dell'euro, senza questo percorso, di rigore nei confronti delle dinamiche salariali, verosimilmente noi non saremmo riusciti a partecipare attivamente alla formazione della moneta unica. Oggi i timori sono tutti di nuovo concentrati su questo rapporto che rischia di nuovo mettere in stretta relazione l'inflazione con i salari, però come vi ho accennato il tema andrebbe riesaminato alla luce di condizioni che non sono le stesse di quelle che abbiamo vissuto nel 92, prima fra tutti, se vogliamo, il fatto che oggi apparteniamo appunto alla moneta unica europea e non siamo come eravamo nel 92, una barchetta in mezzo al mare con la nostra lira. E quindi diciamo, la situazione complessiva è certamente critica, ma il tema dei salari probabilmente potrebbe essere valutato anche alla luce di condizioni generali economiche che non riguardano solamente noi, ma riguardano anche i nostri principali partner europei. Un ultimissimo accenno sulla contrattazione integrativa, perché questa probabilmente vi potrà tornare utile quando chi mi verrà dopo di me parlerà anche del salario accessorio. Breve accenno, il salario fondamentale, il salario accessorio per le amministrazioni statali trovano la loro copertura
solo ed esclusivamente nelle risorse che il contratto collettivo nazionale finalizza a questo scopo, perché ovviamente quando troveremo dentro al contratto collettivo gli articoli che disciplinano il trattamento fondamentale, avremo la certezza che quel trattamento fondamentale trova copertura nelle risorse che stanno in legge di bilancio quando siamo in un'amministrazione centrale, quando siamo in presenza di un'amministrazione il cui costo ricade nel bilancio dello Stato. E per la parte accessoria e quindi per la quota integrativa saranno sempre le risorse nazionali che avranno alimentato il fondo della contrattazione di secondo livello e che quindi avranno circoscritto il perimetro della spesa attraverso questa, chiamiamola delega in modo improprio, che il nazionale fa a favore del contratto integrativo per disciplinare gli aspetti che riguarderanno la formazione e le condizioni per l'erogazione del trattamento economico accessorio. Però è importante ricordare che appunto quando è la legge di bilancio che finanzia un contratto nazionale, l'ARAN negozia una quota significativa delle risorse per aumentare lo stipendio e una parte residuale, proporzionalmente residuale, per aumentare e alimentare le risorse che servono per corrispondere ai trattamenti economici accessori. Non è prevista nessuna ulteriore forma di finanziamento aggiuntivo, quindi questo sta a garanzia del controllo complessivo della spesa che viene fatto a livello centrale e nazionale, come sapete, prima attraverso il controllo che fa il Ministero dell'Economia e Finanze, ma in seconda battuta anche attraverso il controllo che fa la Corte dei Conti nella certificazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Per le amministrazioni non statali il sistema è un pochino più a maglie larghe, nel senso che il contratto nazionale certamente ha l'onere, il compito e lo assolve egregiamente, direi, assicurare che i costi che derivano dall'aumento dello stipendio fondamentale, quindi del trattamento fisso, siano effettivamente contenuti all'interno delle dinamiche retributive definite a livello nazionale. Per il salario accessorio la storia ci ha insegnato invece che ci sono stati momenti nei quali soprattutto le amministrazioni dotate di maggiore autonomia propria finanziaria siano state tendenzialmente un pochino più generose, approfittando di alcune clausole contrattuali a livello scritte nei contratti nazionali un po' scivolose, mettiamo così, o che avrebbero offerto l'opportunità di stanziare delle risorse in modo, relativamente chiaro. Da lì poi ci sono state tutta una serie di problematiche che sono scaturite, come ricordava il professor Boscari, anche che riguardano i profili di responsabilità, perché poi quando si va a interpretare clausole che sono mal scritte, spesso ci si incappa in situazioni di questo tipo, nel senso che si incontra il magistrato iperzelante della Corte dei Conti che ritiene che sia stata male applicata e che quindi, si sente investito del compito di andare a recuperare a favore della collettività risorse che non avrebbero dovuto essere spese. Questo purtroppo è il frutto, di norme che non erano state particolarmente rigorose in un certo arco temporale. Ciò ha indotto però poi il legislatore ad essere un pochino più chiaro anche per tutto questo mondo, che non è controllato dalla finanza statale in senso stretto, e quindi anche per i contratti collettivi delle amministrazioni locali, quindi si chiama oggi delle funzioni locali, ma soprattutto per il contratto della sanità non esistono più margini di dubbio su qual è la quota di risorse di cui potranno disporre le amministrazioni sul posto di lavoro, perché il contratto nazionale avrà definito con molta puntualità come si costituisce complessivamente il fondo da utilizzare per la corresponsione del salario accessorio o comunque sia del salario variabile, così come lo vogliamo definire. Io non mi dilungo oltre, approfitto solo ancora di pochi secondi per ringraziare nuovamente per il gradito invito. Spero di essere riuscito a darvi qualche indicazione, sia pure in modo un pochino sommario, e ovviamente restituisco la parola. Grazie. Grazie Sergio. Le attese sono state oltremodo soddisfatte, cioè esattamente quello che siamo prefigurati e quello che in maniera sempre brillante hai spiegato, dando anche qualche spunto di attualità che posso già anticipare
avevamo già anche parlato, insomma, però condivido al 100%, cioè veramente grazie per questa ricostruzione. Poi magari, insomma, alla fine dirò qualcosa, ma così giusto per fare la chiusura che mi compete. E adesso in questo momento non mi resta che passare la parola al professore Rosario Santucci, che ringrazio di aver partecipato a questa edizione milanese di CLIP, che ci parlerà del trattamento fondamentale, al quale cedo immediatamente la parola, ringraziando anche lui e ringraziando José Gasparrini. Grazie, Rosario. Grazie a voi per l'invito, sono onorato di questo invito che mi è stato fatto. Io mi occuperò sì del trattamento fondamentale, del trattamento economico, per gli aspetti generali, fonti e principi, così come abbiamo concordato, mentre il trattamento accessorio sarà trattato dal collega Zilio Grandi, spero che mi sentiate. Grazie. E niente, io mi sono, diciamo così, mi sono concentrato sugli aspetti sincronici delle discipline, insomma. Non ho fatto, insomma, la storia del trattamento economico nelle varie fasi della contrattualizzazione del pubblico impiego, oppure anche prima e dopo, insomma. Quindi mi sono concentrato sulla parte attuale e sulla parte vigente, diciamo, della disciplina vigente, e ho cercato di diciamo di e cerco cioè, ho cercato di trattare questo argomento mettendo a fuoco un po' le regole del settore pubblico con quelle del settore privato, cioè andando ad individuare, diciamo, delle specialità, delle uniformità e delle specialità, e per cercare anche di capire fino a che punto e quali siano veramente poi queste specialità sul trattamento economico per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, per il settore pubblico o privatizzato, se siano degli allontanamenti proprio dalla disciplina comune, oppure poi ci siano delle sovrapposizioni. È chiaro che diciamo questo non è che sia questo queste riflessioni che sto facendo non è che siano connotate da originalità, per attualmente, in quanto di specialità della privatizzazione se ne parla in generale rispetto alla trasformazione delle fonti di disciplina del lavoro nelle amministrazioni pubbliche. Ormai si è messo a fuoco questo aspetto e se ne sottolinea sempre di più, diciamo, questo carattere. Ma appunto dicevo che per il trattamento economico forse bisogna intendersi su uniformità e specialità, e poi bisogna anche tener conto del ruolo che svolge la giurisprudenza. Anche rispetto alla giurisprudenza più recente, mi riferisco alla recentissima sentenza della Cassazione sulla retribuzione adeguata, che potrebbe essere, diciamo, anche se, insomma, mi sembra un po' più difficile rispetto al settore privato, riguardare anche il settore pubblico. Quanto alle uniformità, direi che il punto di riferimento, mi faccio sempre questo chiaramente riferimento, è alla garanzia fissata dalla Carta Costituzionale, che ovviamente è trasversale, quindi l'articolo 36 della Costituzione. La retribuzione è un diritto del lavoratore che deriva dal rapporto di lavoro, si applica all'articolo 36 della Costituzione, lo ricordo a me stesso, ma so che ci sono anche gli studenti: il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurarsi e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, questo appunto che recita il 36 della Costituzione. Questo ha comportato già, insomma, nell'attuazione della, già nella, nel, nel momento in cui si è Nel momento in cui si è scelto di privatizzare il rapporto dei pubblici dipendenti, di buona parte dei pubblici dipendenti, che insomma, anche nel caso di adibizione a mansioni superiori, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Era una cosa che prima, insomma, non avveniva, ma anche quando il lavoratore è assegnato a mansioni proprie di una qualifica superiore, al di là delle ipotesi legislativamente previste, sempre c'è questo diritto, alla differenza del trattamento economico con la qualifica superiore, e questo in relazione proprio al 36 della Costituzione.
Quindi dicevo che essendo applicabile il 36 della Costituzione si potrebbe porre anche il problema dell'adeguatezza della retribuzione ad ambedue i criteri della nostra Costituzione, quindi appunto quello della proporzionalità e quello della sufficienza. Quindi anche nel nostro ambito, pur se siamo in presenza di un contratto collettivo efficace erga omnes, quindi dove i contratti collettivi, sia pure con meccanismi indiretti, ovviamente non mi soffermo, si potrebbero porre gli stessi problemi di valutazione dell'adeguatezza del criterio rispetto al criterio della sufficienza, che è distinto da quello della proporzionalità. Insomma, diciamo, la giurisprudenza proprio di recente ha messo a fuoco quest'anno, non la di Cassazione per la verità, perché i giudici di merito già l'avevano sottolineato. Ho visto che ho guardato, e anche se non è riferito ai trattamenti normativi, però la sentenza della Corte Costituzionale, la 130 del 2023, con cui sono state dichiarate illegittime le norme su differimento e rateizzazione del versamento dei trattamenti di fine servizio, e mi pare che la Corte Costituzionale l'abbia fatto proprio ritenendo che siano stati violati i principi di adeguatezza della retribuzione, di ragionevolezza e proporzionalità, anche se poi la Corte ha detto che non avrebbe potuto porvi rimedio in quanto il comodo delle soluzioni sarebbe spettato poi la discrezionalità del legislatore. Quindi insomma, voglio dire, c'è questo fantasma che si aggira, no? Anche nel settore delle pubbliche amministrazioni, che è quello dell'adeguatezza. E in qualche caso la Corte di Cassazione ha anche detto che il 36 della Costituzione non va applicato con un rigido automatismo di spettanza al pubblico dipendente del trattamento economico esattamente corrispondente alle mansioni superiori, ma si può anche considerarsi rispettato con la corresponsione di un trattamento aggiuntivo rispetto alla qualifica di appartenenza. Quindi voglio dire, anche qui ci sono delle differenze di valutazione, e quindi poi in ogni caso, e qui veniamo alla sentenza che citavo di recente, cioè la 27.711 del 2 ottobre del 2023, che ribadisce questo principio costituzionale, può essere valido per tutti. Dico, effettivamente nelle pubbliche amministrazioni è un po' meno valido, però teniamo conto che in questa sentenza della Cassazione, in cui si è dato ragione già a qualche giudice di merito, in effetti la Cassazione non interviene laddove il contratto individuale non contiene una clausola che è difforme, che contrasta con la norma della Costituzione, ma interviene nel caso in cui il legislatore stesso che dice si applica il contratto collettivo. Quindi la Cassazione ritiene che il contratto collettivo non preveda una retribuzione adeguata. Questo probabilmente si rifletterà poi sulle esternalizzazioni che vengono fatte dalle pubbliche amministrazioni, soprattutto, no? Perché appunto nei servizi poi certe volte vengono individuate ditte che si applicano il contratto collettivo, ma quel contratto collettivo, ahimè, la Corte di Cassazione dice che non va bene in quanto i trattamenti minimi non corrispondono al trattamento adeguato, e quindi occorre, per verificare la retribuzione minima adeguata, che si può fare riferimento anche ad altri criteri, quali gli indicatori economici e statistici. Quindi proprio così la sentenza della Corte di Cassazione. Quindi poi vedremo, insomma, se questo è un aspetto, diciamo, che ha un rilievo. Ancora sull'uniformità, nel pubblico impiego privatizzato il contratto di lavoro e a prestazioni corrispettive, diciamo delle cose abbastanza elementari, e la retribuzione è la controprestazione dovuta al lavoratore quale corrispettivo della prestazione che si è obbligato ad eseguire. Ex articolo 2094 del Codice Civile, però l'articolo 7,5 del decreto legislativo 165 ci ricorda che le amministrazioni non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondono alle prestazioni effettivamente rese. Quindi questa regola si ricollega poi a questo aspetto della di stretta corrispettività, anche se forse qualcuno la interpreta come un monito nei confronti dell'erogazione di trattamenti economici che non sono slegati poi da prestazioni effettivamente rese. Lo sappiamo bene che la corrispettività anche ha una sua peculiarità anche nel diritto comune del lavoro, perché insomma ci sono delle deviazioni dal nesso di corrispettività, e quindi questo vale anche per il pubblico impiego. Quindi
non ci sono dubbi che c'è questo aspetto che vale anche per le pubbliche amministrazioni, è inutile che faccio esempi al riguardo, mi sembra anche troppo scontato. E possiamo dire che anche una recente disciplina che riguarda anche le amministrazioni pubbliche e coinvolge gli aspetti retributivi è quella anche quella relativa alla trasparenza e alla prevedibilità delle condizioni di lavoro, il decreto legislativo 104 del 2022, e quindi qui si impone di informare il lavoratore sull'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e relativi elementi costitutivi. Lo sappiamo che i contratti collettivi nel settore pubblico già imponevano questo diritto di informazione, però adesso c'è questa norma che lo dice in maniera esplicita e riguarda sicuramente le pubbliche amministrazioni e bisogna appunto rispettarlo, perché le violazioni per la pubblica amministrazione incidono poi sui dirigenti, c'è responsabilità dirigenziale oltre che incidenza sulla misurazione delle performance. Ovviamente qui, ma lo faccio solo per così, giusto per un richiamo, e andrebbero considerate anche le disposizioni che si occupano della parità retributiva tra uomo e donna, in attuazione dell'articolo 37 della Costituzione, e della trasparenza che a queste è funzionale. Ancora, e qui insomma entriamo ancora un po' più, andiamo un po' più nel merito degli argomenti, non proprio ancora nel merito specifico, ma in generale, l'articolo 39,1 della Costituzione riconosce la naturale competenza dell'autonomia collettiva ai fini dell'attribuzione del trattamento economico dei lavoratori, e quindi questa limitazione di questa competenza da parte del legislatore non può essere affermata come un principio generale, bensì può essere ravvisata solo ed esclusivamente in presenza di specifiche disposizioni di legge. E questo secondo me è un aspetto su cui riflettere per capire poi uniformità e difformità, perché in effetti diciamo anche sia nel diciamo lo dirò più avanti, poi l'ho già anticipato, nel settore pubblico un ruolo centrale hanno i contratti collettivi, no, per la determinazione della retribuzione, però in effetti anche nel settore privato un ruolo importante lo hanno i contratti collettivi, quindi bisogna capire in che misura appunto c'è questa specialità delle pubbliche amministrazioni, ma qualche cosa l'abbiamo già messa a fuoco nella relazione del consigliere Gasperini, perché in effetti abbiamo capito che c'è necessità di essere, come dire, di aver rispetto, di essere compatibili con le risorse che sono stanziate negli strumenti finanziari, quindi questo già è un vincolo per la un vincolo della contrattazione collettiva, anzi forse il più importante vincolo dovrebbe essere il più importante vincolo della contrattazione collettiva, al di sotto del quale poi bisogna capire come va articolata, come va distribuita la retribuzione. Ma in effetti già su questo, in coerenza con quello che ho detto, va ricordata la sentenza 178 del 2015 della Corte Costituzionale, intervenuta, come è noto, per il reiterato protrarsi della sospensione delle procedure di contrattazione economica nel settore pubblico, alterando la dinamica negoziale in questo settore, che al contratto collettivo attribuisce un ruolo centrale. E la Corte Costituzionale che cosa ci dice? Che nei limiti tracciati dalle disposizioni imperative di legge, che sono gli articoli 2,2 e 3 bis, nel decreto legislativo 165, il contratto collettivo si atteggia come imprescindibile fonte che disciplina il trattamento economico, anche il trattamento economico. Quindi articolo 2,3, nelle sue componenti fondamentali e accessorie, viene citato anche l'articolo 45 del decreto legislativo 165. Perciò, se non si esclude la possibilità di sospensione di sospensione delle misure negoziali e contrattuali per degli eventi esterni e importanti e gravi, è chiaro che in ogni caso i periodi devono essere definiti e non possono essere protratti ad libitum, quindi sappiamo che questa sentenza ha diciamo dato poi la stura alla ripresa dei rinnovi contrattuali a cui si è dedicato il nostro consigliere Gasperini, e quindi perché in effetti questo Questa sistematica protrazione poi ha rappresentato uno squilibrio tra il principio di libertà sindacale e le esigenze di razionale distribuzione delle risorse e di controllo della spesa all'interno di una programmazione finanziaria. Però, insomma, voglio dire,
da Corte Costituzionale, diciamo che qui ci fa pesante, perché dice il contratto collettivo si atteggia come imprescindibile fonte che disciplina anche il trattamento economico. Però vediamo che poi nelle disposizioni che ritroviamo sulla retribuzione non è proprio così, non è tutto così. Anche se ovviamente, ancora una volta, sottolineo che il trattamento, la contrattazione collettiva svolge un ruolo fondamentale, forse chi lo sa, diciamo che Alessandro Boscati ha parlato riserva assoluta, libertà vigilata. E io sono sempre stato un po' cauto nell'affermare la riserva assoluta, perché la riserva assoluta della contrattazione può portare poi alla cogestione. Infatti mi ricordo che insomma me ne sono occupato un po' di tempo fa e sottolineai questo aspetto, che comunque ci sta un margine, no? Per cui se abbiamo fatto la riforma delle pubbliche amministrazioni dicendo che i contratti collettivi sono una scelta, il contratto collettivo non può essere una necessità, bisogna vedere la convenienza delle pubbliche amministrazioni, è ovvio che non è che gli può imporre in ogni caso, certo. E si poteva argomentare che c'era uno spazio, diciamo, per anche determinazioni che non fossero soltanto del contratto collettivo, ma anche unilaterali, nel frattempo appunto in cui il negoziato si continuasse in caso di mancata conclusione del contratto. Ma diciamo che il sistema legge contrattazione collettiva è un guardiane severo infatti nella Corte Costituzionale, perché in molti numerosi interventi anche recenti, la sentenza 190 del 2022, la numero 92 del 2023 ha ribadito che il trattamento economico dei pubblici dipendenti privatizzati rientra nella materia dell'ordinamento civile, attribuita in via esclusiva al legislatore dall'articolo 117,2 lettera L, e quindi gli interventi dei legislatori regionali, che intervengono per attribuire unilateralmente al personale regionale competenze economiche in sostituzione di quelle previste dai contratti collettivi sono illegittime. Quindi, insomma, voglio dire, c'è questo da segnalare, questo intervento della Corte Costituzionale. Non sono illegittimi se non contengono previsioni incidenti direttamente sulla regolazione del rapporto di lavoro, ma stabiliscono la copertura di spese collocandosi nella fase della determinazione delle risorse disponibili. Questa è una sentenza 155 del 2022. In ogni caso, questo circuito legge contrattazione collettiva e soprattutto contrattazione collettiva, no, che si occupa della retribuzione, alcune volte incontra qualche limite anche nella legge. Per esempio, c'è la legge che stabilisce l'erogazione di un emolumento accessorio ai dipendenti pubblici, l'articolo 113 del decreto legislativo numero 50 del 2016 sul codice dei contratti pubblici, no, che prevede che ci sia questo trattamento accessorio, anche se per la verità insomma stabilisce che si debba qualcosa, però poi rinvia per tutto quello che riguarda, per le modalità e i criteri, alla contrattazione decentrata integrativa. Faccio cenno, ma poi lascio subito l'argomento, perché non voglio entrare poi nelle competenze che ci siamo divisi con Zilio Grandi. E quindi diciamo che per quanto riguarda quindi gli aspetti dell'omogeneità, gli interventi appunto legislativi, rispetto il settore pubblico quindi si caratterizza invece per una specialità, e cioè nel fatto che, come accennato anche dal consigliere Gasperini, abbiamo innanzitutto l'individuazione degli strumenti finanziari e delle risorse disponibili, ma poi in generale da queste norme che ho appena citato e c'è comunque una compressione dell'autonomia negoziale, soprattutto quella individuale, ma anche quella collettiva, comunque nella definizione dei trattamenti economici. E entro ancora più nel particolare, andando a individuare le normative che sono disponibili, sono utilizzabili in questo nostro discorso. Infatti sono gli articoli 2,3 e 45,1 che stabiliscono che il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi. L'attribuzione dei trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi, fatti salvi però i casi previsti da alcune disposizioni che sono il comma 3 ter e il comma 3 quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di quell'articolo 47 bis del decreto legislativo 165.
Quindi in ogni caso poi c'è ancora l'articolo 2 che stabilisce che le disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti cessano di avere efficacia a valere dalle date in vigore del relativo rinnovo contrattuale. Quindi da questo punto di vista il contratto collettivo si riappropria della materia, quindi non c'è la possibilità, non ci sarebbe, diciamo, la possibilità, perché poi siamo in presenza di una legge ordinaria, quindi potrebbe anche darsi che questo possa essere derogato o modificato da una legge successiva. E abbiamo detto che quindi sono i contratti collettivi che stabiliscono i trattamenti economici, mentre per quanto riguarda i contratti collettivi e alle condizioni previste, se c'è un riferimento alle condizioni previste. Le condizioni previste si possono interpretare nel senso secondo quanto previsto dall'autonomia collettiva e dalle fonti normative, quindi l'autonomia individuale ha uno spazio angusto, molto angusto, in quanto per un verso sono le fonti, appunto il contratto collettivo a definire la retribuzione e le pubbliche amministrazioni poi sono tenute a garantire, ecco l'altro aspetto, la parità di trattamento contrattuale e allo stesso tempo devono garantire i trattamenti non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi, quindi il 45 è molto importante. Teniamo conto della giurisprudenza che si è occupato di questo aspetto, che è stata una giurisprudenza molto costante, nell'affermare che insomma la parità opera soprattutto con riguardo alle scelte unilaterali delle pubbliche amministrazioni e la Corte e la giurisprudenza non interviene sulle determinazioni dei contratti collettivi che stabiliscono delle differenze di trattamento, perché ritiene che presume che la contrattazione collettiva l'abbia fatto motivatamente, diciamo che questa è una presunzione, però in qualche sentenza si dice salva l'applicazione di divieti legali volti a tutelare i lavoratori in relazione a specificità delle situazioni concrete. Vi cito la sentenza numero 2718 del 2020, quindi in effetti sta dicendo che se emergono delle palesi illegittimità o discriminazioni, è chiaro che si interviene anche sulla contrattazione collettiva. Però la Cassazione diciamo che si tiene lontano dall'entrare proprio nel merito delle scelte contrattuali. E diciamo che in effetti da questo punto di vista, mentre su questi aspetti la giurisprudenza si tiene lontana dalla determinazione della contrattazione collettiva, anzi le avvalora continuamente, ecco che appunto abbiamo questa sentenza che però poi dobbiamo vedere se che stabilisce qualcosa di diverso, perché entra poi nel merito delle scelte della contrattazione collettiva. Ma infatti la regola paritaria insomma dovrebbe essere interpretata, io ho una posizione personale, trascuro questo aspetto, insomma sembra per me per quanto riguarda la parità retributiva bisogna proprio tener conto di questo aspetto della possibilità appunto di andare a imporre la parità retributiva, però ci possono essere delle scelte delle differenziazioni giustificate di trattamento che possono essere ammesse. Una posizione analoga mi sembra che la tenga il Tribunale di Velletri in una sentenza del 24 gennaio 2003 che ritiene non sussistente l'irragionevolezza della disparità di trattamento se la fissazione di retribuzioni differenziate trova giustificazioni in ragioni oggettive. Il principio della parità può essere utilizzato anche come principio per contrastare il divieto della reformatio in peius, no? Perché questo è anche un altro aspetto, no? E anche se poi il divieto della reformatio in peius espressamente indicato nell'articolo 1 del comma 458 della legge 147 dell'articolo 202 del DPR 1.3 del 57 è stato poi abrogato dall'articolo 1,458 della legge 147 del 2013, quindi in effetti adesso non c'è più questo divieto della reformatio in peius, e in ogni caso il principio di parità di trattamento fa escludere, no, questa possibilità. La compressione, ancora sulla compressione, non so quanto tempo abbia ancora a disposizione, qualche minuto ancora? Sì, ho a disposizione qualche minuto. No, vabbè, le tecniche quindi per evitare direi il rischio di cogestione sindacale del trattamento retributivo sono quelle che ho citato prima. E proprio per evitare questo, la rigidità di una riserva di competenza da parte della legge in materia retributiva.
quindi perché appunto le riserve assolute si pongono in rotta di collisione con la privatizzazione, secondo me reintroducendo un assetto vincolato di cogestione. E quindi direi che questa tesi è stata poi, che questa posizione è stata confermata, forse anche oltrepassata, da questo comma 3 ter dell'articolo 40, che stabilisce che espressamente che nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione. Insomma, si possono anche adottare atti unilaterali, salvo poi appunto continuare il negoziato. E quindi c'è la possibilità di intervenire sulle materie. In ogni caso va ricordato che il contratto nazionale definisce il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata, quindi alla scadenza le parti riassumono le rispettive prerogative da libertà di iniziativa e di decisione. La giurisprudenza che si è espressa in materia, in questo caso ancora un tribunale di Frosinone del 15 giugno 2018, quello che ho trovato, è stata, come dire, molto rigorosa, ha preteso la sussistenza di tutti questi elementi, no, indicati dal 3 ter dal comma 3 ter dell'articolo 40 e infatti ha poi qualificato, in mancanza di tutte queste condizioni, come antisindacale la condotta dell'amministrazione che ha posto in essere questo atto unilaterale sulla retribuzione. Diciamo che per quanto riguarda, poi c'è ancora il 47 bis che stabilisce la possibilità di, diciamo di qualora i, di qualora appunto si sia trascorso un periodo di 40 giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria che autorizza la spesa, ad anticipare, diciamo, il trattamento, sto sintetizzando, i trattamenti economici. E se poi il termine è maggiore, si prevede una sorta di, come dire, di indennità di vacanza contrattuale, possiamo, perché la copertura economica costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno poi attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. Gli altri controlli sull'autonomia collettiva sono quelli lì che si hanno sui trattamenti economici accessori, e ovviamente qui mi fermo perché in effetti c'è il collega Gaetano Zilio Grandi, ma giusto per ricordare che il 45 del decreto legislativo stabilisce stabilisce dei vincoli, no, perché indica anche la possibilità che ci siano i trattamenti economici accessori, però li finalizza a determinati scopi, anche se l'interpretazione migliore probabilmente è che questi scopi devono essere comunque perseguiti, ma non è detto che poi l'autonomia collettiva non possa, diciamo, distribuire questo trattamento collettivo, questo trattamento integrativo anche per altre ragioni, almeno così si è fatto in linea di massima. Ovviamente non riprendo i vincoli che ha già citato Gasparini, ricordo semplicemente che per quanto riguarda diciamo la contrattazione individuale, forse un piccolo riferimento bisognerebbe farlo al trattamento economico dei dirigenti, perché qui è l'articolo 19,2 del decreto legislativo 165 che ci ricorda che c'è il contratto individuale che definisce il relativo trattamento economico, ma in ogni caso nel rispetto dei vincoli fissati dallo stesso legislatore. Quindi anche qui c'è una buona serie di vincoli che va a condizionare comunque questo trattamento economico. Ho dato uno sguardo ai contratti collettivi, ho visto che la struttura della retribuzione rende possibile una lettura, diciamo, più chiara di quello che avviene, no? Con la distinzione tra retribuzione di base mensile, retribuzione individuale mensile, retribuzione globale di fatto, retribuzione oraria, retribuzione, vengono date tutte definizioni che possono essere utili per capire qual è la retribuzione di base e qual è invece quella complessiva. E in effetti devo cogliere quello che ha detto Alessandro Boscati, no? Che per esempio per le progressioni economiche orizzontali poi il trattamento, se non vado errato, poi viene in qualche modo inglobato nella retribuzione di base. Mi ricordo all'epoca quando facevo anche io della trattativa a livello decentrato con la mia università, mi pare che insomma le risorse finanziarie poi per i trattamenti, per le progressioni economiche, si dovesse trarre dalle risorse dei trattamenti accessori, salvo poi che c'è una sorta di consolidamento. Mi pare che sia ancora così la cosa, perché l'ho letto anche nella,
se non ho letto male, nella retribuzione base mensile, che la retribuzione base mensile è poi la retribuzione individuale di anzianità ed altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati, forse probabilmente ho preso il contratto delle funzioni centrali, forse in quello della sanità è ancora più chiaro. Faccio le mie conclusioni, penso di essere nel tempo giusto, immagino sì, mi dicono sempre che vado bene. E niente, io penso che qui, voglio dire, traggo delle conclusioni da quello che ho detto, che la specialità mi sembra che sia quello proprio di un controllo attraverso la contrattazione collettiva, un controllo sui trattamenti economici, sia attraverso la contrattazione collettiva, ma anche sulla contrattazione collettiva da parte della legge, quindi l'AN, il quantum, i criteri, quindi con spazi angusti, come dicevo, per il contratto individuale quanto per le determinazioni laterali del datore di lavoro. E qui determinazioni laterali che non sono state del tutto escluse proprio per evitare, secondo me, il problema della cogestione, no, dei trattamenti retributivi, altrimenti bisognava solo aspettare sempre in sede decentrata, in sede di contrattazione integrativa, che si stipulasse il contratto per una serie di trattamenti che vengono retribuiti in quelle sedi. E forse in questo diciamo che forse c'è una qualche rigidità della struttura della retribuzione e probabilmente leggendo tra l'altro forse il rapporto dell'ARAN sulle retribuzioni, in cui si nota che c'è una sorta di disaffezione verso il settore pubblico e così via, non dato soltanto dalla retribuzione o magari controbilanciato dalla scarsità o dell'inadeguatezza della retribuzione e magari con altri benefici, altre condizioni di lavoro, comunque insomma una sorta bisognerebbe forse un attimo riflettere un po' di più sulla struttura della retribuzione e sull'entità per attrarre personale e retribuirlo adeguatamente, e forse bisognerebbe lasciare uno spazio negoziale ulteriore o comunque fondi maggiori da utilizzare per i trattamenti accessori e quelle per le posizioni di responsabilità, che consentono appunto flessibilità individuale sempre filtrata dalla contrattazione collettiva e fondati ovviamente su esigenze obiettive dell'amministrazione di gestione del personale. È chiaro che poi tutto questo bisogna sempre guardare anche alla giurisprudenza. È chiaro che, come nel settore privato, anche qui la giurisprudenza non è che interviene con le sentenze che sono erga omnes, quindi danno semplicemente delle indicazioni, no? Si potrebbe dire che in conclusione che c'è un assetto standard del trattamento retributivo attraverso il contratto collettivo, sia per la sufficienza sia per la parità, fermi restando i controlli giudiziali relativi alle discriminazioni o ingiustificatezze manifeste o inadeguatezza con violazione del parametro della sufficienza. Voglio dire, ho citato questa sentenza della Corte di Cassazione che è stata da ultimo emanata, perché in effetti poi questa sentenza, leggendola, sono parecchie pagine, insomma, sono una trentina di pagine, e a un certo punto si dice non c'è nessuna riserva della contrattazione collettiva, si parla del settore privato rispetto alla retribuzione, quindi il giudice, come dire, si ritaglia un pezzetto per intervenire e lo fa con riferimento a tutta una serie di interventi anche della Corte Costituzionale sulla retribuzione. Dico, comunque bisogna tener conto di questi aspetti e di queste evoluzioni del trattamento retributivo. Vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio ancora per l'invito. Passo la parola ad Alessandro Boscati. Grazie Rosario, sono io che ti ringrazio per l'intervento, tantissime suggestioni, però mi riservo di soprattutto sul tema riserva assoluta o libertà vigilata, che mi sono sentito chiamato in causa, dopodiché insomma no. Passo immediatamente la parola a Gaetano, professore Gaetano Tito Grandi, Università Ca' Foscari di Venezia, che ha come enunciato la parte relativa al trattamento accessorio. Grazie anche a Gaetano e a te la parola. Grazie dell'invito Alessandro, e soprattutto complimenti ai colleghi che mi hanno preceduto, perché sostanzialmente io non posso che integrare
in qualche modo le tantissime cose, lo diceva adesso Alessandro, che sono state dette. Parto un po' dall'ultima considerazione del professor Boscati, libertà vigilata o meno. Allora, il tema del trattamento economico in generale, ma soprattutto accessorio, nelle pubbliche amministrazioni risponde perfettamente al titolo del nostro incontro, che dice appunto costo del lavoro pubblico, e che, sul quale il consigliere Gasparini ci ha ovviamente intrattenuto dati alla mano, perché il problema è stato un po' ripercorso da tutti, da entrambi voi, emesso inizialmente dal professor Boscati, è esattamente quello del costo del lavoro pubblico. E aggiungo io, il problema è quello della corrispettività tra il costo del lavoro pubblico in termini di trattamento economico e, usiamo i termini consueti, efficacia e efficienza delle pubbliche amministrazioni. D'altra parte, tutti lo avete lasciato sullo sfondo, ma in realtà c'è stata una stagione nella quale proprio la giurisprudenza, da un lato la giurisprudenza amministrativa, ma soprattutto la giurisprudenza della Corte dei Conti, si è occupata esattamente del costo del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, intendendo tali quelle soprattutto locali, lo avete detto prima, coloro che hanno potere di spesa, cioè coloro che possono fare, virgolette, danni da questo punto di vista, e probabilmente in qualche caso è stato fatto proprio con riferimento, tra l'altro, al trattamento accessorio. Ed è per questo che trattamento accessorio si sposa perfettamente con contrattazione integrativa, perché è chiaro che a un certo punto, sulla base dei rinvii di cui il professor Santucci ci diceva, la palla passa alla contrattazione integrativa, la palla passa alle previsioni dei fondi che dalla contrattazione collettiva vengono, e prima ancora dai provvedimenti di legge vengono, come dire, rinviati verso la base. L'invito poi mi ha costretto a tornare sul luogo del delitto, perché, come ovviamente qualcuno sa, dal 1993 in poi, sia io che Alessandro Boscati e tanti altri amici, spesso allievi del professor Chiarinci, ci siamo impantanati, uso questa espressione, nella riforma del lavoro pubblico, nella prima, nella seconda, nella terza riforma, insieme al compianto Massimo D'Antona, che non a caso ha contribuito agli ultimi commentari sulla terza riforma del lavoro pubblico, e quindi anche. Ora, vista così, io tornerei a quell'espressione magnifica di Ermanno Guerrieri, la giungla retributiva. Quando Ermanno Guerrieri parlava di giungla retributiva, non parlava mica del settore privato, parlava di un settore pubblico nel quale piano piano si stavano ponendo le premesse per una finta contrattazione collettiva, legge 93 dell'83, che avrebbe poi avuto invece uno spazio molto più ampio. E da questo punto di vista torno al punto da cui sono partita. Qual è l'obiettivo di quella fase e di quelle successive? È stata richiamata ovviamente il consigliere Gasparini, ha parlato delle riforme degli anni 90, non della riforma della pubblica amministrazione, del lavoro della pubblica amministrazione, delle riforme. L'obiettivo era la riduzione del costo del lavoro, la riduzione della spesa pubblica, eccetera, eccetera, perché dovevamo agganciarci al famoso carro, europeo, a cui oggi dobbiamo aggiungere un altro elemento, che è quello dell'innovazione. Cioè non è solo una questione di riduzione della spesa pubblica, è anche una questione di trasformazione delle pubbliche amministrazioni, e per trasformare le pubbliche amministrazioni la leva economica è evidentemente un pezzo fondamentale. Ora, non voglio eccessivamente soffermarmi sulle distinzioni tra dirigenza e livelli, cioè tra la contrattazione dei dirigenti. È chiaro che, lo ha già detto Rosario, c'è una profonda differenza, perché per i dirigenti
i provvedimenti di legge prima, che adesso citerò rapidamente, e la contrattazione collettiva ha già dato, come dire, l'input in termini di retribuzione, di posizione, e su questo dovremo porci tante domande, e retribuzione di risultato. Ma parto da un dato vecchio, perché io, avendo un'età, insomma, me lo ricordo la cosa. Perché si stipularono i primi contratti collettivi nel 1995? No. Perché bisognava evidentemente adeguare il sistema e perché le parti sociali si erano trovate improvvisamente nella possibilità di intervenire su temi che precedentemente erano di esclusivo appanno legislativo. Cioè la riforma del 92-93 improvvisamente assegna, secondo uno scambio politico che non è il caso qui di discordare, un ruolo alle organizzazioni sindacali tanto a livello centrale, e va benissimo, quanto, ed è il pericolo, è stato il pericolo, a livello decentrato, perché a un certo punto è lì che la spesa può, come dire, compiere un passaggio di livello. Le fonti, allora, noi partiamo dal 93 e finiamo poi alla riforma cosiddetta Brunetta, cioè fondamentalmente le fonti incidono su, secondo me, il modo di intendere il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, non incidono particolarmente, se non per alcuni aspetti che sono anche già stati toccati da Rosario, sulle fonti, e pongono in primo piano un problema, il rapporto tra legge, contrattazione collettiva e, last but not least, si direbbe, i dirigenti, perché ovviamente tutto poi ricade da un punto di vista della graduazione delle funzioni, di alcune scelte fondamentali, soprattutto, e dell'attribuzione anche dei trattamenti, soprattutto sui dirigenti. Lasciamo perdere, diciamo così, un po' il percorso normativo. Qualcuno scherzosamente ha scritto che da quella che io definisco una gincana, cioè a un certo punto non si sapeva bene dove si sarebbe andati. Tenete presente che la riforma ha portato con sé diversi governi di diversi orientamenti. L'unico orientamento condiviso da tutti era quello della riduzione del costo del lavoro pubblico. Si è parlato, dicevo così, scherzosamente, di valzer. Ora, qui non sono estranei gli interventi della magistratura, perché, come ricorderete tutti, la privatizzazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni non è passato come un messaggio indolore. Io e Alessandro Boscati ricordiamo perfettamente le levate di scudo della magistratura amministrativa. Primo, perché nei repertori di un tempo pubblico impiego era pubblico impiego, nel senso era trattato nelle giurisdizioni amministrative e così via. E quindi si ipotizzava una sorta di svuotamento della giurisdizione amministrativa. Secondo, perché ovviamente è anche un modo di controllare un sistema organizzativo burocratico da parte del Leviatano. Partiti nel 95, però non si può più tornare indietro. C'è una canzone di Pino Daniele che dice: non si può tornare indietro, non si torna indietro, bisogna ovviamente andare avanti. Lo stop c'è stato poi, come dicevo prima, in parte dal punto di vista della riforma cosiddetta Brunetta, quindi in anni molto più avanzati, ma il percorso era stato straordinariamente avviato. Ed era stato avviato, lo ricordo ora perché l'ho saltato prima, cominciando a vedere se era possibile nel settore pubblico, nel settore del lavoro pubblico, scopiazzare anche quei famosi elementi retributivi legati all'andamento economico dell'impresa di cui ha gli accordi a suo tempo, Olivetti, Fiat, ma insomma che sono un po' patrimonio genetico del diritto del lavoro anche di oggi. Cioè l'idea trattamento accessorio cominciava a sposarsi con l'idea: riusciamo a legare una parte del trattamento economico? Allora, qui la risposta secondo me è molto contraddittoria. Nel senso che, lo avete ricordato entrambi, ha ricordato anche Alessandro,
nel settore pubblico, complice tra l'altro anche il principio di parità di trattamento richiamato, non è che abbiamo delle leve particolari per premiare il cosiddetto merito, ma voglio ricordarvi e ricordare a me stesso che i primi contratti collettivi 95 parlavano di un trattamento legato alla qualità individuale. C'era questa previsione in tutti i contratti dei diversi comparti in cui veniva richiamata il premio per la qualità individuale. Attenzione, si è visto una volta scritto, non si è più visto mai. Questo vi fa capire, come dire, la risposta del sistema, in particolare del sistema sindacale. Ma l'idea era quella, diceva Massimo D'Antona, della omogenizzazione che ricade poi nell'articolo 45 del decreto legislativo 165 già citato da Rosario, e questa scommessa sul trattamento accessorio come momento di diversificazione, diciamo così, dei trattamenti, non credo sia stata del tutto vinta, mentre invece vinta è stata una cosa che Rosario en passant ha già citato, e cioè quella di fare nel settore pubblico ciò che non è mai stato fatto nel settore privato, individuare la nozione di retribuzione e gli effetti della nozione della retribuzione. Cioè sappiamo che quell'elemento economico vale ai fini del calcolo di questo, questo e quest'altro. E badate bene che in 40 anni di più, 50 anni di contrattazione collettiva nel settore privato, non si è mai fatto. Quindi, da un lato, diciamo, le parti sociali, mi riferisco alle parti dei lavoratori, perché di là abbiamo poi la struttura pubblica, cercano di fare un salto di qualità, aperta parentesi, individuale. Dall'altro c'è un rigetto fortissimo nei confronti di questa attività. In tutto ciò si muove anche la giurisprudenza, quindi c'è da pensare non tanto sul trattamento ovviamente fondamentale, ma in generale a quelle risposte della giurisprudenza su sostanzialmente quattro punti. Primo, ogni comprensività vale soprattutto, lo avete già detto voi, con riguardo ai dirigenti. Ciò che viene previsto dalla contrattazione collettiva è quello e comprende tutto. Quindi anche su questo, se uno va a ricercare, trova delle sentenze che cercano, o meglio limitano, alcuni sforzi da parte delle stesse parti sociali di spostarsi rispetto al binario stabilito, quindi non incomprensibilità. Seconda questione, la parità di trattamento, con particolare riguardo al passaggio tra amministrazioni, cioè la sorta di galleggiamento, no? Ci sono anche qui, si potrebbero richiamare parecchi interventi dei giudici. Il 36, perché poi noi siamo sempre stati convinti che il 36 ovviamente riguardasse anche la, e lo diceva Rosario pochi minuti fa, sì, ma no, cioè c'è una questione proprio di adeguamento del meccanismo percettivo dell'articolo 36 nei confronti delle pubbliche amministrazioni, del lavoro delle pubbliche amministrazioni. E poi infine c'è un grande tema che, se non ricordo male, non è ancora emerso, se non in parte, che è quello del blocco della contrattazione. Cioè, quando il collega Marini mostrava i grafici, bisognava pensare, no, che a un certo punto, 2010 in poi, c'è stato un blocco della contrattazione collettiva, o meglio, un blocco degli aumenti retributivi dovuti alla contrattazione. Tutto fermo. Macchine ferme, perché, siamo sempre lì, il punto è la riduzione del costo del lavoro. E permettetemi di dirlo, perché io vorrei essere, come dire, franco, riduzione di quegli abusi, chiamiamoli come volete, delle amministrazioni, soprattutto locali, che attraverso la predisposizione dei famosi fondi, fondini e fondetti, riuscivano, cercavano di come dire, superare e la parità di trattamento e la onnicomprensività e un meccanismo sostanzialmente, mi spiace dirlo, paritario dei sistemi. Cioè, noi poi ci lamentiamo che non c'è innovazione, ma se tu non, come dire, non la fai crescere, e qui c'è una mia vecchia ossessione, che è quella
di rispondere alla domanda: come può pensare il legislatore, come ha potuto sempre pensare il legislatore, che la contrattazione collettiva sia uno strumento di gestione del lavoro in un settore che ha degli obiettivi prestabiliti? Cioè, io capisco il settore privato dove ti muovi, cioè, voglio dire, c'è il rischio di impresa, tu con la contrattazione collettiva fai, come dicevo prima, delle scommesse. Ma qui non può essere la contrattazione collettiva, in particolare integrativa, legata spesso e volentieri, Rosario ha fatto finta di non dirlo, ma lo ha detto, a una logica spesso cogestionale del sistema. Sulla dirigenza, e poi mi avvio ovviamente a chiudere, e, beh, anche qui le solite fasi, le tre fasi della privatizzazione. Qui a un certo punto si è capito che bisognava fare chiarezza tra i diversi dirigenti, quindi dirigenti privatizzati all'origine, ab origine, dirigenti recuperati nella famosa fase 2, 1997, dirigenti mai recuperabili, o meglio, quelle categorie a cui faceva riferimento Alessandro prima. Se volessimo avere una dimostrazione, un case study, come si usa dire nei dipartimenti di management, del caos, la giungla, dico così, basta guardare la sanità, basta sfogliare un po' così le previsioni della contrattazione relativa alla sanità, o meglio le sezioni relative alla sanità, professionisti e chi più ne ha ne metta, per trovare, come dire, per non trovare una soluzione unitaria. In mezzo mettiamoci la pandemia, quindi il settore pubblico ha avuto, come dire, la botta negativa del blocco della contrattazione. Poi però è stato l'unico a non sentire minimamente gli influssi della pandemia, da un punto di vista del trattamento economico e aggiungo io anche dal punto di vista della conservazione dei rapporti di lavoro e così via. Ma siccome abbiamo detto che noi dobbiamo dare il quadro delle fonti, presto detto, articolo 24 per i dirigenti, retribuzione di posizione, retribuzione di risultato. Sappiamo tutti che la retribuzione di posizione viene normalmente scorporata in retribuzione fissa e retribuzione variabile. Sappiamo tutti che la posizione è qualcosa di, come dire, ascetico nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, cioè viene individuata, a volte non c'è, ma si vede da un punto di vista dei trattamenti economici, eccetera. Sulla retribuzione di risultato, secondo me, fallimento totale. Primo, perché dove è stata fatta per i dirigenti sono sempre stati massimi risultati. Massimi risultati, minimo sforzo, trattamento economico più elevato. E questo consegue a mille altri fattori che non sono quello che prevede la contrattazione collettiva. Sui livelli, cioè i dipendenti in genere, ovviamente lo ha citato prima Rosario, l'articolo 45, già 49, su cui poi incombono in realtà le deroghe possibili in termini di inserimento della legge nel trattamento laddove la contrattazione collettiva sia sostanzialmente inoperante. E su questo però la contrattazione prima, anzi l'articolo 45 prima e la contrattazione collettiva specularmente è molto chiara. Performance individuale, performance organizzativa, attività disagiate, quindi oltre a intervenire sulla nozione si interviene in modo anche semplice, tutto sommato, sulla struttura della retribuzione nelle pubbliche amministrazioni. Dicevo individuale, organizzativa, attività disagiate e poi l'apertura alla costituzione di fondi, in fondo però alla fine, tra merito, per il merito e per la performance individuale. Sul contratto individuale, è stato detto, e mi avvio veramente a chiudere, ci siamo un po' barcamenati tutti, perché dice, ma il contratto individuale, intanto ci si è domandati all'inizio, c'è, non c'è, quale, quello costitutivo del rapporto, quello che viene stipulato dopo, perché ovviamente noi avevamo persone che già lavoravano nelle pubbliche amministrazioni e questo ha una ricaduta anche in termini di ipotizzati trattamenti economici. Ma la cosa, secondo me,
tutto sommato importante, è che si utilizza a un certo punto, in modo pacifico, il termine retribuzione. Cioè non si parla più di trattamento economico, ma di contrattazione collettiva, si inizia a usare, come dire, senza alcuna remora, la remora di cui vi ho detto all'inizio, il termine retribuzione. Come dire, abbiamo reso omogenei i due campi, privato e pubblico, adesso dobbiamo parlare di questo, dobbiamo parlare anche la stessa lingua. Ultima cosa, la contrattazione integrativa. Chiaramente la contrattazione integrativa, l'ho detto all'inizio, è il punto caldo, cioè soprattutto se riferito a determinate strutture amministrative. Alessandro l'ho detto all'inizio, se non ricordo male, e cioè coloro che hanno potere di spesa, un nome su tutti, le regioni. E non a caso io facevo il viaggio con un consigliere della Corte dei Conti, mi dice: ah, oggi ho il comune di che ha fatto questo, questo, quest'altro, in termini di composizione del fondo, definizione, e alla fine a chi arriva la patata? Arriva al dirigente, per riprendere quello che diceva il professor Boscardi all'inizio. Insomma, la storia continua e finisco, solo che sembra essere una storia senza fine, però abbiamo un dato fondamentale che tutti voi avete messo, secondo me, in opportuna evidenza. Una riserva più o meno vigilata, chiamiamola così, della contrattazione collettiva. Cioè non più i provvedimenti, le mini leggi alla Cilino Pomicino, i giovani che sono qui non sanno neanche chi è Cilino Pomicino, comunque guardando la grande bellezza lo troveranno in un cameo meraviglioso. Voglio dire, la contrattazione collettiva è una contrattazione collettiva sui generis, ma è sui generis per tutti i motivi che soprattutto Alessandro ed altri colleghi hanno studiato fin dal tentativo di privatizzazione. E uso appositamente l'espressione tentativo di privatizzazione. Vi ringrazio moltissimo dell'attenzione e passo la parola, se non ricordo male, al professor Boscardi. Grazie Gaetano. Cilino Pomicino sì, perché no Remo Gaspari allora? Questo vuol dire, a parte la battuta. Ma leggo. L'evoluzione normativa fornisce un chiaro esempio di quanto sia difficile nelle democrazie industrializzate conciliare il pieno sviluppo dell'autonomia collettiva e delle prerogative sindacali con le compatibilità economiche nazionali in un contesto come quello del lavoro pubblico in cui i meccanismi regolativi di mercato sono strutturalmente deboli e assenti. I continui aggiustamenti e raggiustamenti degli ultimi due decenni testimoniano l'importanza teorica di questo problema e insieme della difficoltà pratica di trovare soluzioni sostenibili. Lorenzo Bordogna, che mi piace ricordare in questa, anche in questa edizione di Clip, che come sempre aveva centrato, aveva individuato, analizzato in poche righe quelle che erano le problematiche. Le problematiche in materia di fonti. Sergio Gasparrini ci ha ricostruito mirabilmente tutta la problematica relativa al come, al perché si è arrivati alla contrattualizzazione, dandoci una lettura anche sul piano economico. Ecco, giustamente Sergio diceva, ma se ti banalizzo, perdonami, diceva in realtà arriviamo a questo nuovo modello perché vogliamo evitare le leggine, le quali insomma di qua e di là costituiscono il consenso. Però è vero, se noi leggiamo gli ultimi rapporti ARAN, non gli ultimissimi, i penultimi quantomeno, ci accorgiamo che qualche miliardo di euro è stato concesso a destra manca, al di fuori di quello che è il sistema contrattuale. Quindi, diciamo, le regole non sono riuscite ad arginare fino in fondo quello che in un certo momento, anche forse coperti dalle problematiche del Covid, sono risultate meno evidenti, ma che ci sono state in continuità
con quella che si usa chiamare la primissima Repubblica. Insomma, diciamo che questo fare è un fare che si è perpetuato. Quindi questo è il primo dato. Dopodiché, riservo assoluto libertà vigilata. Allora, da un lato è riserva assoluta perché nel momento in cui il 2,3 mi dice che il trattamento economico definito dal contratto collettivo, tranne i casi in cui in via eccezionale transitoria si può intervenire in via unilaterale, mi viene da dire una riserva assoluta. Però dopodiché è una libertà vigilata perché? Perché comunque può intervenire a certe condizioni. E può intervenire a certe condizioni, soprattutto a livello integrativo, perché? Perché Brunetta comunque nel 2009 ha risolto un problema, e il problema era quello del veto sindacale sul tema della contrattazione. Perché dove c'era una riserva assoluta, prima fase, io o contrattavo strettamente economico o i soldi non erano distribuiti. E molte volte sul tavolo negoziale integrativo cercava il sindacato facendo il proprio mestiere e di sfondare. E la parte pubblica se teneva non chiudevi l'accordo, e non chiudevi l'accordo non distribuivi l'accessorio. E quindi sotto questo profilo l'azione laterale, tanto bene, migliorata sicuramente dalla riforma Madia che ha introdotto il pregiudizio. Dopodiché il Tribunale di Frosinone, come giustamente ricordato Rosario, è intervenuto in maniera rigorosa, perché c'è comunque anche un tema di fatto della fattispecie concreta, perché il pregiudizio, non voglio dire che sia dato dai tempi, ma voglio dire sì. Non sia dato dai tempi, ma può essere elemento in qualche modo di rilievo. E poi vado contro tendenza su una cosa, però. Provoco, ragioniamo. C'è il contratto integrativo come un qualche cosa da tenere sotto controllo, perché se lo tieni sotto controllo chissà quale pasticcio verrà fuori. E io su questo ho maturato una visione diversa, nel senso che non si può dire, e non voglio dire di arrivare ad un liberi tutti, ma mi chiedo perché in qualche misura non si possono modificare un po' le regole di costituzione del fondo a livello di singolo ente, cosa che la Madia aveva cercato di fare nella legge delega, ma che poi, voglio dire, per tanti motivi non si è riuscito a fare, e non è colpa dei contratti, e quindi di chi anche qui è presente quest'oggi, ma perché non c'erano gli spazi politici per farlo, ma di aprire ai fondi, all'incremento dei fondi, in presenza di economie di bilancio. Perché se è vero, soprattutto per gli enti diversi da quelli statali, siccome è vero che l'ha detto Sergio, richiamando le norme, che dà un'indicazione lo Stato, ma poi è sui singoli bilanci degli enti, per esempio statali, che tu, voglio dire, definisci quanto puoi spendere, ma se un ente virtuoso, per quale motivo non può, in qualche misura, incrementare il fondo con soldi che recupera dal bilancio? Punto di domanda, domanda retorica, università, sanità e quant'altro. Dopodiché, ovviamente, ci sono dei controlli, ci devono essere dei controlli. Ma il controllo sul fatto che effettivamente ci siano dei risparmi. Poi dopo i naturali controlli su quello che è il tema della distribuzione. Perché questo, per esempio, potrebbe essere un modo per dare maggiore appeal a certe amministrazioni. L'obiezione ideologica che viene fatta, ma in questo modo tu crei concorrenza tra le pubbliche amministrazioni e quindi sotto questo profilo surrettiziamente privatizzi quello che deve rimanere pubblico. No, signori, si tratta di attrarre quelle che sono personalità in un mercato e per cercare di aumentare quelli che sono gli incentivi economici. Nella mia università molti dipendenti sono transitati dalla mia università a altri enti perché il costo della vita a Milano non è particolarmente basso e perché altri enti pubblici nazionali, qualche agenzia per intenderci, garantiva un trattamento economico significativamente migliore. Questo probabilmente con maggiore flessibilità in un'istituzione che soldi le aveva da poter inserire astrattamente nel fondo potevano essere in qualche misura ridimensionati. Quindi sotto questo profilo, fermo restando il vincolo di oggetto e il tema del controllo della distribuzione, perché voglio dire, quello che ha detto Gaetano è verissimo, cioè il tema del Brunetta che vuole importare nel pubblico gli schemi del privato. Ma qual è il problema? Che tu è difficile che gli riesci ad importare, ma non perché il modello in astratto non lo puoi importare, perché ci sono due cose che non tengono. Una è la valutazione, che è il presupposto per poter distribuire e funziona, è perfettibile, diciamo.
E l'altro aspetto è che anche laddove la valutazione ne funziona, quando poi definisci i criteri per distribuire i soldi sulla base della valutazione, arrivi a omogeneizzare tutto. E giustamente la Corte dei Conti interviene e se ne posisce, perché dice: signori, non funziona così, perché voi ricreate una distribuzione a pioggia quando a pioggia non dovrebbe essere. E quindi questo è un altro aspetto. Sul nazionale, quello diceva un po' anche Rosario, sul nazionale e sulla posizione dei dirigenti, quindi anche sul principio di parità di trattamento. Il tema di parità di trattamento 45,2 è uno degli aspetti che ha incidenza non soltanto sul piano economico, ma anche sul piano gestionale dei poteri. Mi fa piacere che questo pomeriggio sia riemersa l'idea in cui parità di trattamento non esclude il fatto che ci possano essere trattamenti differenziati in quanto ragionevoli, però bisogna che noi ci adoperiamo, ci sporchiamo le mani di nuovo per arrivare ad affermare questo, perché altrimenti c'è un appiattimento assoluto su un principio di parità di trattamento. E sul trattamento economico non è vero che in termini assoluti che non ci sarebbero spazi di negoziabilità a livello individuale, perché il 2,3 apre all'individuale, dice a livello individuale nell'ambito dei limiti, dei criteri definiti dal contratto collettivo nazionale. Poi il nazionale non apre all'individuale, per tanti motivi, insomma, che sono, credo, evidenti, di sfiducia, potremmo dire, e sfiducia non è il termine giusto, ma è il più morbido che mi viene in mente, nei confronti della contrattazione individuale. Che non c'è neppure per i dirigenti. Non c'è neppure per i dirigenti, perché il 19,2 dice accordo accessivo sul trattamento economico. Ma allora il tabellare definito da contratto d'area, la posizione definita in via unilaterale dall'ente sulla base dei parametri definiti, e terzo profilo il risultato a percentuale d'arresto col vincolo del fondo. Cioè, quindi anche lì io non contratto assolutamente nulla, e non contratto neppure più, tranne la sanità, quelli che sono gli obiettivi che in qualche misura indirettamente possono incidere sul risultato. Quindi il contratto individuale è un qualche cosa che non ha assolutamente spazio, giusto, sbagliato, diciamo che non ha spazio. Quello che io credo è che forse il compromesso potrebbe essere: no, contratto individuale più ampio, sì, fondi con più soldi a distribuire, potendoci buttare dentro, termine bruttissimo, soldi che in qualche misura posso trarre dal bilancio. Dopodiché Gaetano, professor di Lio Grandi, ha così buttato un sasso molto pesante, e poi però, vuol dire, l'ha raccolta a metà. Non è una critica, è una cosa positiva, lo sto dicendo. Cioè il tema della riduzione della spesa pubblica più innovazione. Perché? Perché questo è sicuramente il tema dei temi, il tema che c'è oggi, ma anche il tema innovazione, nuove forme di retribuzione. Questo è l'altro profilo che in qualche misura dovrebbe assumere rilievo, partendo da un istituto che in qualche misura tutti abbiamo conosciuto, che è quello del lavoro agile. Perché uno spostamento a quello che è un rilievo maggiore dell'accessorio, e quindi legati ai risultati, probabilmente gli spazi in relazione alle innovazioni ci potrebbero essere. Il 36 Costituzione. Vabbè, qua non ampliamo il tema se è un minimo legale, perché non è questo oggi il giorno per farlo, ma sicuramente, voglio dire, il 36 io darei per scontato che si applica anche al settore pubblico, dove ovviamente il problema è minore perché in realtà c'è già l'ARAN che sa perfettamente cosa fare. L'ARAN agisce sulla base di un atto di indirizzo del governo, quantomeno per le funzioni centrali, e quindi sulla base di quello credo che con l'ergonomia indiretto il problema sia risolto nelle cose. Dopodiché, e chiudo, il tema dei controlli. Il tema dei controlli è un tema dove forse sarebbe in alcuni casi necessario entrare nel merito di alcune scelte, ma siccome il merito non può entrare ed è pericoloso, cosa succede? Che ti limiti a quelli che sono controlli di tipo formale. E quindi che cosa fai?
il legislatore pone dei vincoli prima piuttosto che aprire a controlli dopo, con soldi che, e potenziali che in molti casi passano tra molti interlocutori. Quindi io credo che l'assetto delle fonti, per come è definito, non possa che porre al centro il tema contrattazione collettiva nel settore pubblico, che però ha sicuramente gli elementi di specialità, perché c'è un tema di controllo della spesa. Dopodiché io ho letto il professor Bordonia, non c'è un mercato. In realtà in alcune parti ci potrebbe essere un mercato, però è un mercato che deve richiedere quelli che sono degli aggiustamenti. Detto questo, comunque tutte queste tematiche che già oggi con questo primo intervento, questo primo incontro abbiamo affrontato negli aspetti generali, saranno poi approfonditi in tutti i seminari che seguono. A me a questo punto ho espresso alcune considerazioni così un po' random, come mi capita in chiusura di questi incontri. Ringrazio, come si dice in televisione, in ordine di apparizione, il consigliere Gasparrini, il professore Santucci e il professore Zilio Grandi, e voglio dire, bellissime relazioni, è esattamente quello che mi aspettavo, è stato fatto, quindi non posso che essere soddisfatto. E come sempre, perché ha subito i clip degli anni passati, sa che questa ormai è una tradizione, lascio le famose conclusioni e conclusioni con tutte le, come dire, gli annunci delle prossime puntate alla professoressa Zilli, che insieme al dottore De Falco ringrazio nuovamente. Prego, grazie a tutti ovviamente per la partecipazione. Allora mi riprendo la linea, come si direbbe in TV, per le conclusioni sulle conclusioni, solo per dire che ci vediamo fra un mese, l'8 novembre da Palermo, proprio sul trattamento fondamentale, e neanche ci avessimo pensato, seguiranno Padova a dicembre sulla posizione del dirigente e, controllo per assoluta certezza, Cassino e Benevento insieme a gennaio sul trattamento accessorio. Quindi oggi abbiamo messo i semi per un percorso che sembra essere assolutamente fruttuoso, come già ci aspettavamo. Grazie a tutte e a tutti, e soprattutto a chi è intervenuto oggi.